benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: la Juventus deve rivedere i propri piani di mercato. Una cessione, infatti, potrebbe saltare e questo potrebbe cambiare le carte in tavola immaginate da Federico Cherubini. La mancata uscita, numericamente, rallenta per il momento l'approdo di un colpo a centrocampo. Riparte il campionato anche per la Juventus. Il club bianconero ricomincia la Serie A, con il chiaro intento di giocarsi lo scudetto sin dalla prima giornata. Massimiliano Allegri sta ripetendo questa cosa come se fosse un mantra. Ad ogni uscita pubblica il tecnico ha sempre affermato, in modo chiaro, di volere una Juventus diversa da quella vista nel corso della scorsa stagione, che non è stata mai in corsa per il titolo e si è dovuta accontentare del quarto posto. Il mercato ha già reso la squadra diversa. Pur usciti Morata, Dybala e De Ligt, la Juventus ha portato a Torino nomi del calibro di Angel Di Maria, Paul Pogba e Gleison Brenner. Tre colpi pazzeschi capaci di accrescere, in maniera molto importante, la qualità della Roma. L'unica nota negativa è rappresentata dall'infortunio del centrocampista francese, che ne avrà per qualche settimana, ma per il resto, tutti sono arruolabili da Massimiliano Allegri. Il tecnico vuole una squadra capace di ripetere quanto fatto vedere nel corso della sua prima esperienza juventina, contraddistinta da oltre 5 scudetti, 3 Coppa Italia, 2 Supercoppe e soprattutto il raggiungimento di 2 finali di Champions League. Traguardi che il tecnico vorrebbe quantomeno eguagliare a partire da questa stagione, che si prospetta sui generis per via del mondiale invernale che causerà l'interruzione del campionato da novembre a gennaio, che potrebbe rimescolare tutto e rendere la corsa allo scudetto più imprevedibile che mai. Juventus, la cessione di Arthur a rischio, cambia tutto in casa bianconera? La Juventus deve fare i conti anche con gli esuberi, per quanto concerne il mercato. Alcuni di questi si trovano a centrocampo. Adrien Rabiot, in questi giorni, è sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi inglesi. L'ex PSG è in trattativa con il Manchester United. La Juventus, il club inglese ed il centrocampista francese stanno lavorando alacremente per trovare un accordo totale e chiudere questa cessione. Parallelamente, il club bianconero sta facendo passi importanti anche per il sostituto di Rabiot, ovvero Leandro Paredes. Anche Arthur lascerà la Juventus, secondo quanto raccolto da tutto mercatoverde.com, per l'ex Barcellona non sono arrivate offerte. Questo, a 2 settimane dalla chiusura del mercato, potrebbe essere un problema non da poco. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.